Che cosa si sta ponendo nel passaggio tra la fase 1 e la fase 2? Il passaggio della fase 1 era la limitazione delle libertà, tutte concordate tra l'altro anche dalla CEI, l'immagine del Papa che celebra la Pasqua in una piazza San Pietro, in una cattedrale come San Pietro, nella nostra cattedrale, era di una potenza enorme. La fase 2, che vede il passaggio alla libertà, pone una domanda essenziale. Qual è la ragione per cui è permesso al parrucchiere di aprire? Qual è la ragione per cui è stato permesso alle persone di fare la coda al supermercato per fare che cosa? Per potersi alimentare, perché il pane, il mangiare, eccetera, in misure di sicurezza sono fondamentali per la vita di ogni persona. Allora, come mai nella fase 2, non con una limitazione di tempo, avendo stabilito dei criteri di protocollo, sono state permesse il ritorno alle libertà e non è stata permessa una delle libertà fondamentali che è quella religiosa? Concludo. Perché è possibile fare la coda davanti al supermercato per andare ad alimentarsi e non è possibile fare la coda davanti a una chiesa per andare ad alimentarsi lo stesso, oppure davanti a una moschea o davanti a una chiesa valdese? Qualcuno diceva non di solo pane vive l'uomo. Allora, questo è il dibattito essenziale che deve esserci in questo Parlamento, non una discussione confessionale, ma un tema essenziale in cui non c'è nessuno che consente e dispone rispetto alle libertà. Possono essere limitate nel tempo, ma non è possibile che abbiamo assistito a una cosa fuori dal mondo. E sapete perché si assiste a una cosa fuori dal mondo? Banalmente, non a caso avviene nell'esecutivo. Se il passaggio dei poteri passa dal legislativo all'esecutivo, anche l'ultimo funzionario, e concludo, e anche l'ultimo scienziato può dirci se dobbiamo alzare la mano destra, se dobbiamo alzare la mano sinistra, se dobbiamo vestirci di giallo o di blu o se dobbiamo costruire sistemi talmente perfetti che non è più possibile essere buoni, cioè non è più possibile esercitare la libertà delle persone. Questo è il dibattito che stiamo facendo e la temporalità, e si metterà d'accordo la CEI con il governo, ma quello che sta accadendo vale per tutti, non per la CEI per il Papa, vale per una nazione che vuole ripensare a ripartire scommettendo sulla libertà della persona, sulla dignità del cittadino, sull'insopprimibilità dei diritti che abbiamo. Se grazie. Non capiamo questo, e concludo, noi siamo qui inutili, perché il Parlamento è questo luogo, il luogo della laicità assoluta, cioè della ragione che si esprime nell'esercizio della libertà. E il Presidente Conte la smetta di dire che ci consenta e ci dispone. Non consente e non dispone. È il Parlamento. Grazie, onorevole Lupi. Che gli ha dato il potere. Grazie. Non l'esecutivo. Grazie.